Buonasera, abbiamo preannunciato l'argomento a bordo campo dicendo fallimento sportivo di Di Bello e Rapullino. Ma perché fallimento sportivo? In effetti sono ben 17 partite, l'Ischia in queste 17 partite ha conquistato solamente 11 punti, solamente una vittoria col Catania. Viene da 4 sconfitte consecutive e un pareggio in casa ora con l'Andria. Parleremo di questo, ma abbiamo tanta carne a cuocere perché parleremo anche della Procura, che sta facendo degli interrogatori sulla partita Ischia-Andria. Parleremo del pubblico poco presente allo stadio, parleremo della vertenza Ischia-Ischia, in effetti le promesse mancate, le promesse non mantenute proprio da Rapullino e da Di Bello. Parleremo un po' di questo territorio che si sente così abbandonato da una squadra che è sempre più napoletana. Ma andiamo a presentare subito i nostri ospiti. Inizio da Michele Califano che è qui con noi. Grazie Michele, l'anno scorso facemmo un lungo percorso insieme, quest'anno spesso ci siamo visti e spesso ci hai dato il tuo contributo. Grazie Buonasera, Michele. buonasera. Poi abbiamo Enrico Scotti che ci presenterà anche un progetto vincente, quello del passato che viene ricordato. Enrico, dopo velocemente, però abbiamo argomenti da trattare che sono di una primissima notizia, in effetti, quelli dei motivi per cui questo progetto Ischia-Ischia non è andato in porto. Ma io credo che bisogna dedicarci molto poco perché non serve completamente a niente. La delusione, la nausea hanno il sopravvento sulla ragione e su tutto. Credo che al di là di alcune puntualizzazioni e precisazioni, credo che ci sia molto poco da dire. Credo che invece ci sia molto da dire su questa organizzazione che sta prendendo corpo anche in modo molto piacevole, che riguarda gli anni della storia dell'Ischia Calcio, In effetti, la vediamo vittoria. adesso anche il logo, chiedo alla regia di farcelo vedere, eccolo Eccolo qui. qua, il 1983, il passaggio dall'interregionale alla C2, il 1987, il passaggio dalla C2 alla C1, anche se secondo in classifica dietro al Frosinone, e c'è il 1991 che è il ritorno prepotente in C1, primi in classifica, e un anno solo dopo la retrocessione dalla C1 alla C2. Questi sono, a mio modo di vedere, tre momenti estremamente esaltanti che vanno ricordati doverosamente perché la vittoria nel campionato 90-91 cade oggi il 25esimo anniversario. Doverosamente andava ricordato, doverosamente bisognava rifarsi un po' la bocca in questi momenti di grandissima amarezza, di scollamento di quello che è il pianeta tifo, di quello che è il pianeta sportivi, perché siamo tutti depressi, non si riesce a vedere al di là dell'orizzonte che cosa ci attende. Possiamo dire, non si riesce a vedere al di là del mare cosa c'è, perché loro stanno dall'altra parte del Enrico, mare, no? non, guardiamo, su, guardiamo tra di noi. Noi il dramma che abbiamo guardato troppo all'orizzonte e ci siamo offuscati gli occhi e oggi ci ritroviamo in queste condizioni. Perché tu sai bene quante volte sono venuto qui a dire certe cose e mi sono preso, come si suol dire napoletanamente, i vuote e chi te muorte per tutto quello che andavo sostenendo. Ahimè, la tristezza è che con 4 anni di anticipo io avevo preannunciato come andava a finire, però non così. Mai mi sarei aspettato che finiva in questo modo. Allora io ritengo che noi dobbiamo ritrovarci, perché solo nel passato noi possiamo provare a costruire un futuro migliore. Ci sono le forze per costruirlo, non sono tante, ma ritengo che alla fine, come sempre, Ischia emergerà. Poi quale sarà il campionato da disputare, lo dirà il tempo. Luigi Mennella, faccio partire anche le immagini di una breve clip. Luigi, oggi stiamo quasi facendo il De Profundis dell'Ischia, però va anche detto che in passato abbiamo vissuto delle belle storie, nel passato più lontano e forse anche in quello più recente. Tu sei stato uno dei protagonisti dell'Ischia, però forse anche il protagonista di quello che sarebbe accaduto. In effetti ti è stata sbattuta la porta in faccia e ti sei trovato così all'improvviso
senza la tua squadra? Ma indubbiamente quello che abbiamo fatto, diciamo, fino all'anno scorso, credo che nessuno ce lo può togliere. È anche normale che la mia situazione è stata, diciamo, un po' gestita un po' male da parte di qualcuno, però fa parte del calcio. Prima un contratto biennale, poi dopo è venuto meno tutto quello che erano i presupposti, quindi... Però già dopo 3-4 mesi in effetti si è rotto il rapporto. Sì, ma diciamo che neanche quello, perché poi dopo a livello forse calcistico, però quello che fa più male è che alla fine è una persona che io ho dato tanto, come Ischia e i tifosi dell'Ischia mi hanno dato tanto a me, sono stato trattato così. Però ci sta, nel calcio non è la prima volta che accade tutto questo, è accaduto anche ad altissimo livello, quindi uno ne prende atto e alla fine si va avanti lo stesso. Ma quando hanno detto rapporto scisso consensualmente, che significa? Che tu hai fatto quello che volevano loro o loro hanno fatto quello che volevano? No, è un accordo che abbiamo trovato tra tutte e due le parti, stava bene a tutte e due le parti, quindi no, su questo no. Allora, Mario Sacco con noi, spesso ci scrive, spesso interviene nelle nostre trasmissioni. Gli abbiamo chiesto di essere presente per esprimere le sue impressioni. Subito a caldo, che idea hai della situazione? La desertificazione del Mazzella dell'altro giorno è il simbolo del fallimento sportivo e secondo me anche imprenditoriale. Perché io farei un distinguo tra l'aspetto sportivo, sul quale credo di non poter aggiungere nulla a quello che è stato detto ormai in tanto tempo. L'aspetto imprenditoriale veramente lo trovo un motivo, come dire, senza giustificazione. Un imprenditore, un capitano di azienda che investe o dovrebbe investire dei capitali e poi si mette contro il suo bacino di utenza, cioè il proprio pubblico. Spesso sentiamo dire la squadra dei tifosi, ma questa società pare che non l'abbia mai detto, mai capito. Sì, credo che all'inizio si paventava, si sospettava che la parte napoletana volesse trasferire il titolo sportivo sulla terraferma. Adesso credo che ci sia qualcosa di più, oltre che i timori della tifoseria. Il Mazzella deserto è una cosa veramente sconcertante. Io ricordo un episodio accaduto pochi giorni fa, qualche settimana fa, quando l'Ischia pareggiò, fu raggiunta nei minuti di recupero dalla Lupa Roma fuori casa, un calcio di rigore. C'è un caro amico di Ischia Ponte, c'ha un figlio che spesso è a bordo campo a fare da raccattapalle. Questo ragazzo ha pianto, sono lacrime di amore per la sua squadra. Genuine. Allora io vorrei che chi gestisce oggi l'Ischia sapesse che senza questo seme di passione, di amore, verso quest'isola meravigliosa e verso questa squadra non si può andare a nessuna parte. Questo seme secondo me può germogliare solo qui nell'Isola Verde e mai sull'Eremo dei Camaldoli. Manca oggi Daniele Serappo, che è a Coverciano per il corso UEFA A. Ringrazio Daniele per il grande contributo che ci ha dato e in bocca al lupo per questo corso. Appena potrà sarà nei nostri studi. Michele, stiamo vedendo le immagini del Mazzella. La società ha dichiarato 514 paganti, a me pare di vederne appena 200, tra questi 200 assenti anche Di Bello e Rapullino, perché in effetti la società, a quanto sembra, quando le cose non vanno bene, certamente non segue la squadra. È più come se giocasse in trasferta l'Ischia. È un Ischia in trasferta, è un disagio per la società seguire questa squadra invece di poter abbracciare i tifosi, i giocatori e tutto il territorio. La tua opinione? Ma al di là del numero degli spettatori presenti, io quello che ho notato sabato è che la maggior parte degli sportivi appassionati non li ho visti al campo. E mi riferisco a tantissime persone che ho sempre visto allo stadio, al di là della diatriba dell'Ischia a Napoli, dell'Ischia Ischia, ma li ho sempre visti allo stadio. Sabato non li ho visti e questo è un eppure segnale. Si giocava alle 15, perché in passato si era giocato e alle questo, 14 e sembrava e questo, questo è un segnale praticamente che abbiamo intitolato la trasmissione Il De Profundi dell'Ischia, ha un significato molto, molto tangibile, dal quale non ci sono parole per dire questo. Però io credo che al tempo stesso
è arrivato il momento di fare un'attenta analisi di quello che è successo nell'Ischia Calcio. Noi non viviamo, io almeno non vivo proprio all'interno oppure attorno alla società, per cui tante cose non posso saperle, però chiunque, penso, valutando un poco quello che è stato l'operato della società al momento dell'iscrizione al campionato, valutando il progetto iniziale poi fallito, valutando la squadra che inizia in un certo modo, poi è stata smembrata, poi è stata rifatta, è stata messa qualche pezza così giusto per poter mettere 11 persone in campo, valutando quello che sta succedendo sugli spalti, credo che abbiamo toccato proprio il fondo adesso. L'unica cosa che mi conforta, devo dire la sincera verità, è quello che diceva Enrico prima, che ci potesse essere qualche nuova ventata per il prossimo anno, ci potesse essere qualche cordata che possa far portare di nuovo un po' di entusiasmo intorno a questa squadra. E io mi auguro però che se effettivamente ci potesse essere questa cordata si possa incominciare a costruire qualcosa già adesso e non rimandando tutto a giugno o luglio, quando sia praticamente l'affanno per l'iscrizione, per la compagine, eccetera. Per stare sull'argomento, tu credi che sono degli interlocutori con i quali si possa parlare di Bello e Rapullino? Allora, guardi, io non conosco personalmente, non ho avuto tanti contatti con il presidente Rapullino, ma mi è sembrato di capire dalle tante interviste fatte, anche sulle poche apparizioni fatte, mi è sembrata di capire che fosse una persona che voglia fare effettivamente sport pulito, come si suol dire. Quello che non mi ha mai convinto, e lo dico con fermezza stasera, ma l'ho detto in tempi non sospetti, l'ho detto a luglio a tanti amici, quello che non mi ha mai convinto è la scelta dei nuovi soci. La scelta dei nuovi soci, senza voler fare della discriminazione, ma quando io vedo che il 38% delle azioni dell'Ischia Calcio va alla società del Kennedy, il 10% va alla società di Torre del Greco, a questo punto io mi sono detto, già a luglio mi sono detto, Ischia non è più degli ischitani. E che ne vogliamo dire? Tra l'altro io credo che il signor Daurio non conosce neanche Lenzo Mazzella dove sia. Quindi, senti una cosa, praticamente stiamo vedendo questa conferenza stampa, perché è stata fatta allora? Se bisognava... Ma io se credo non si che voleva stata venire fatta, a Ischia, perché io credo che è stata fatta in buona fede innanzitutto. Io credo che il signor Rapullino effettivamente in questa conferenza stampa ha creduto di poter dare una svolta all'Ischia Calcio. Probabilmente saranno successe altre cose dopo e credo che assolutamente non possono essere quelle cose che io ho letto oggi su Facebook, su internet, che il signor Rapullino si sia lamentato che a Ischia i giocatori neanche la doccia si potevano fare. Però per dire certe cose mi sembra proprio fuori luogo. Sì, esatto, io voglio dire, in questa conferenza stampa mi è sembrato di capire che ci fosse una loro convergenza sul progetto Ischia-Ischia, però poi dopo è successo qualche cosa e non voglio credere che sia effettivamente dovuto a quello che oggi ha detto Rapullino. Enrico Scotti, non possono fare le docce, hanno creato mille scuse e tra l'altro io penso che le scuse non portino da nessuna parte, lo stadio è vuoto, hanno perso, questa società napoletana, ribadisco napoletana perché di ischitano ha ben poco, ha perso anche quei pochi fedelissimi, quei 400-500 che andavano prima, perché io credo che nessuno vuole sentirsi preso in giro. La tua parola. Però mi devi dare 5 minuti. 5 minuti? Vabbè, pensavo di più, sinceramente. Allora, le anomalie partono da lontano. Noi eravamo l'unica squadra d'Italia che non era stata presentata al suo pubblico.
quello che si è fatto quest'estate su al Miramare e Castello è stato per far conoscere l'allenatore, ma quella per me non era una presentazione. L'ufficialità di tutte le attività agonistiche, di qualunque tipo di sport, iniziano con la presentazione degli organici. Noi avevamo evitato questo. Successivamente abbiamo assistito a tutta una serie di fughe in avanti, di promesse non mantenute. Io sul Rapulino in parte la penso come Michele e voglio ancora stasera affermare con forza. Quindi Rapulino è la parte buona, ma chi è la parte... No, un momento, Henry, 5 minuti mi hai promesso. Okay. Allora, perfetto. Nonostante con queste mie affermazioni, come sempre, aumenterà il numero dei miei denigratori, non me ne passa neanche per l'anticamera del cervello. Rapulino è prigioniero di una situazione. Ha provato in tutti i modi possibili e immaginabili di staccarsi da questa morsa, questo abbraccio mortale, provando a venire a Ischia. La conferenza del re Ferdinando del 1 febbraio ce l'ha chiesta lui con largo anticipo, ce l'ha sollecitata, addirittura ha organizzato il dopo conferenza. Quindi stiamo parlando di una persona che delle due l'una, o è cosciente o è incosciente, poiché io lo reputo una persona cosciente, ottimo imprenditore, bisogna guardare alle spalle che cosa c'è. La riprova di tutto questo l'ho avuta. Negli ultimi episodi, quelli più controversi, quelli più, a mio modo di vedere, squallidi, noi abbiamo proceduto ad una serie di incontri telefonici, oltre ad una visita a Napoli, nello studio del dottor Senese, per provare disperatamente a portare l'Ischia ad Ischia. Tutto questo la volevano nel modo specifico i tifosi. Per quanto mi riguarda, non me ne passava neanche per l'anticamera del cervello dove l'Ischia svolgesse i suoi allenamenti. Quello che era importante, che l'Ischia società, l'Ischia squadra, l'Ischia staff tecnico fossero meritevoli di quello che erano i risvolti storici, sociali, passionali dell'Ischia calcio. Purtroppo la realtà non è stata questa. Io ho letto un'intervista rilasciata ad un giornale da Rapulino nei giorni scorsi. Parla anche di una emittente televisiva, quindi non so se sei tu o non sei tu, non mi interessa. Io però, perché dico che voglio sperare che Rapulino sia stato in parte raggirato anche su questa intervista, perché Rapulino a un certo punto dice... Ti posso chiedere, dopo mi difendo da solo. Prego? Mi difendo da solo su questa questione. Assolutamente, io non ho l'avvocato del... Allora, a un certo punto Rapulino parla della non venuta ad Ischia. Se vi erano problemi con gli accordi assunti con il Bellevue, bastava dirmelo e non saremmo andati più al Paradise, ma al Bellevue. Invece, quindi non sapeva niente. Invece non mi è stato chiesto nulla. Anche su questo argomento si è creato una montatura. Allora, diciamo che quello che... Ma scusami, Rapulino... ma se loro hanno tutti questi problemi... No, ti faccio parlare. No, mi devi permettere. Ma se hanno tutti questi problemi di comunicazione interna, come Enrico, fossero... non ti rispondo, devo completare, devo articolare questo concetto. Se questa è la verità e il Rapulino pensiero, allora Rapulino, è come dico io, è circondato dagli sciacalli, c'ha un entourage che non serve. Questa è gente che fa fatica perfino ad essere aiutata. Perché? Perché nel momento in cui l'Ischia non è venuta ad Ischia e andando in ritiro al Bellevue, così come loro avevano richiesto, e non hanno occupato i 7 appartamenti che noi avevamo prenotato,
Nello stesso momento il grande direttore sportivo dell'Ischia, il signor Ciro Femià, una delle grandi delusioni che io ho provato quest'anno, ti telefonava e diceva in questa emittente che la struttura del Bellevue non era pronta. Quindi bugia su bugie, questa è la verità. Rapullino riteneva che il suo entourage, coloro i quali lo devono supportare, perché Rapullino fa l'acciaio, non è che Rapullino è uno che ha maturato grandi esperienze calcistiche. Oggi come oggi è stato non smentito, ma addirittura messo nell'armadio e chiuso a chiave. Da chi? Dal suo grande direttore sportivo, il quale dice la struttura non era. Allora questa è la riprova di qual è il clima in cui l'Ischia è portata. E poi ti dovrei citare altre 300 cose. Vabbè, dopo le andiamo avanti. Mario Sacco, su queste dichiarazioni, io dopo dirò la mia, logicamente, su questa... Ma personalmente ritengo che un uomo di esperienza e un imprenditore di tanti anni come Rapullino non può fare delle affermazioni e dire io non sapevo dove ero, io non c'ero. Onestamente non ci credo. Ho letto oggi delle cose che, se sono vere, sono sconcertanti. Ho sentito dire che a Ischia non ci sono le docce, probabilmente non le fanno i giocatori perché vogliono scappare quanto prima possibile a Napoli, quindi non hanno neanche il tempo di fare la doccia, forse questo voleva dire Rapullino. Tanto è vero, l'ultima partita hanno giocato alle 15, non alle 14, hanno perso il traghetto. Io voglio dire, sono contento e secondo me ha fatto non bene, benissimo il comandante della Carmar. Anzi, vorrei suggerire a Rapullino la prossima volta facesse arrivare gli elicotteri sopra al Mazzella, in modo tale che non hanno neanche il tempo di andare al porto e di pigliare la nave, se ne scappano e si catapultano a Napoli. È una situazione veramente paradossale che in un calcio professionistico io credo non possa sussistere. Per quanto mi riguarda, ho ritenuto l'atteggiamento dei tifosi, di Aldo Marina, di altri, è stato commovente. Loro veramente hanno fatto di tutto per riportare la squadra sul territorio. Però un imprenditore non può scendere a patti e chiedere la colletta da parte dei tifosi, perché questo si chiede in parrocchia. Quindi tutto al più, e secondo me non sono neanche in grado di organizzare un perrone contro Patoliere, di bocce, non di calcio però. Allora Luigi, ma di questi risultati già c'era sentore l'anno scorso? Ma, risultati non calcistici, no, organizzativi. L'anno scorso l'organizzazione funzionava, sì, alla grande. L'anno scorso alla fine la soluzione la trovavamo sempre, invece quest'anno vedo che non c'è soluzione a nessun tipo di problema, e questo fa sì che si vede il campo, che la gente non è più appassionata ad andare a vedere la partita. C'è troppa confusione. Anche l'anno scorso forse c'era confusione, però i problemi si cercavano di risolverli, quindi in una parte o un'altra, però alla fine tiravamo avanti. Invece adesso vedo che qualsiasi tipo di problema viene fuori, non si risolve. C'è ancora più confusione, si creano altri problemi, almeno quello che vedo io dal di fuori. Poi è normale che il tifoso, dopo arrivato a un certo punto, ha detto basta, e sinceramente vedere il campo sabato che non c'era nessuno, una partita di Lega Pro, fa male. Fa male veramente. Allora io, pure per entrare sull'argomento che ha toccato Enrico Scotti, io ritengo che non è possibile che un presidente sia ostaggio dei suoi dirigenti. Io questo non l'accetto. Io ritengo sempre che qualunque cosa faccia un gruppo, il vero responsabile di tutto è il presidente. Quindi, se queste dichiarazioni gli sono state messe in bocca e lui non li smentisce neanche, queste dichiarazioni, io ritengo che sia un fatto gravissimo. Poi, circa il fatto che sono stato tirato in ballo per un'eventuale sponsorizzazione di Teleischia all'Ischia Calcio, voglio precisare che io con Rapullino mi sono visto solamente in occasione della trasmissione, qui a Teleischia, quando l'ho invitato, e l'ho anche invitato poi dopo a mangiare la pizza. Però va detto che in quell'occasione si parlò, lui chiese, ma Teleischia sarebbe disponibile? Dissi sì, se ne può parlare. Era presente Ernesto Pilato, Daniele Serappo ed altri, ma certamente l'impegno di Teleischia era perché l'Ischia stesse a Ischia, tant'è vero noi non l'abbiamo mai detto, però Ernesto Pilato lo può confermare, avevamo già dato il contributo al gruppo dei tifosi per riuscire a ottenere, diciamo, le sponsorizzazioni, noi avremmo messo la nostra parte. Poi volevo chiedere a Rapullino, non so se ci è o ci fa, forse abituato ad essere accompagnato con Vicky Di Bello, probabilmente sta iniziando anche a zoppicare,
ma lui ritiene che qualunque società ischitana possa mai dare un contributo a un Ischia Calcio che vive a Napoli. Possiamo mai permettere, chiedo anche di mettere in onda al mio tecnico Gaspare Florido una foto di Rapullino con Manna, possiamo mai permettere di essere soggiogati da un progetto che vede Rapullino che esce con Manna sotto braccio? Ha permesso Rapullino e Vicky Di Bello, hanno permesso all'Ischia di essere l'unica squadra in Lega Pro tra i professionisti a non poter fare tre sostituzioni, ma solamente due. Ma secondo voi è possibile una cosa del genere? Io ritengo che sia gravissima questa situazione. Poi, tornando ad essere più calmo, probabilmente per il progetto Ischia a Napoli, più che Teleischia, andrebbe coinvolto Barriale di Giuli TV. Lui probabilmente la pensa allo stesso modo, sia di Rapullino che di Vicky Di Bello. Quindi sono sulla stessa linea loro e possono certamente collaborare. Pubblicità. Salvato Elettrodomestici, partner gruppo Trilox The Family Store. Tanti prodotti, sempre all'avanguardia, sempre a prezzi super scontati. Ampia scelta per televisori e smart TV. Le ultime novità per smartphone e tablet, computer, stampanti e periferiche per uffici e per lo studio. Grandi elettrodomestici di ogni marca e misura, piccoli elettrodomestici e tanti accessori. Macchine fotografiche. Da Salvato trovi tutti i prodotti che cerchi, al prezzo più conveniente e con rate personalizzate. Siamo ad Ischia, in via Traversa Giambattista Vico numero 12. Salvato Elettrodomestici. Altro che saldi, prezzi senza paragoni. Ritrova la tua immagine. Ora puoi. Bijou Style, il rimedio alla calvizie. Il nostro è un centro specializzato per protesi fisse, parrucche, rinfoltimenti, trattamenti tricologici, prodotti dermatologicamente testati, interventi personalizzati. Le nostre protesi sono realizzate con capelli veri. Potrai tagliarli, lavarli, asciugarli, andare al mare o in piscina senza problemi. Tornerai ad avere la sensazione dei tuoi capelli. Uomo, donna, abbiamo i capelli che ti mancano. Protesi fisse a partire da 450 euro. Massima riservatezza. Bijou Style. A Forio Panza, in via Madonna delle Grazie. Telefona per informazioni al numero 347 1888 571. Bijou Style. Migliora la tua vita. Medmar. Chi è residente ha i suoi privilegi. Viaggia con le nostre navi per Pozzuoli e Napoli a tariffe esclusive. Con Medmar. Andata e ritorno 40 euro con l'auto e 20 euro con la moto. Tariffa non valida per biglietti di tratta singola. Prenota anche online su www.medmarnavi.it o telefona allo 081 333 44 11. Se sei residente, scegli i privilegi di Medmar. Se cerchi le soluzioni per realizzare i tuoi sogni, scegli un asso. Scegli Associazione Contro Soffittature. Rendi i tuoi ambienti più accoglienti, più belli, più vivibili. Le tue idee diventano realtà con archi e volte in erbo metal a cura di Edil Barbato Raucci. E con Poliedrico Ischia il tuo spazio prende forma. Il polistirolo è l'ideale per l'edilizia, cappotti termici e cornicioni, allestimento negozi e reparti termali. Ogni prodotto è realizzato ad Ischia su misura per te. Al fianco di architetti, geometri, decoratori, imprese edili, Poliedrico Ischia. E per restauri ricostruttivi e conservativi, scegli Mattera Stucchi. Soluzioni in cartongesso ad alta prestazione, acustica, idrorepellente ed antincendio. Operai qualificati realizzeranno i tuoi sogni. Associazione Contro Soffittature. Edil Barbato Raucci, Poliedrico Ischia e Mattera Stucchi. Il tuo asso nella manica. Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita.
vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. L'eccellente, il vero coniglio ischitano. Per le razze selezionate, per l'ambiente dove viene allevato, per il cibo con cui viene alimentato, per il rispetto della tradizione. Per questo, l'eccellente è il vero coniglio ischitano. Lo trovi solo presso i punti vendita selezionati. Sul continente, distributore ufficiale Marpol. L'eccellente, perché accontentarsi di meno? Ascom Confcommercio Isola d'Ischia, una realtà al servizio delle aziende. Associarsi conviene. Ecco alcuni servizi offerti ai nostri associati. Corsi di formazione professionale per titolari, amministratori, legali rappresentanti e dipendenti. Agevolazioni bancarie ed assicurative con i principali istituti nazionali ed internazionali. Sconti presso aziende e negozi convenzionati. Sconti particolari su veicoli commerciali aziendali. Riduzione tassa SIAE fino al 30%. Ascom Confcommercio Isola d'Ischia. Uniti per crescere. Torniamo in studio, la pubblicità serve anche un po' a ritrovare la calma. Giusto per precisare, Lucio Parriale è stato il presidente dell'Ischia del 98 del fallimento dell'Ischia. Oggi abbiamo il presidente Rapullino dell'Ischia che va a Napoli. Quindi due percorsi simili, probabilmente Giuli TV potrebbe stare molto bene sulla maglia dell'Ischia Calcio proprio perché hanno la stessa intenzione di allontanare questa squadra dal territorio. Il primo l'ha cancellata, il secondo se l'è portata via. Comunque, andiamo avanti con la nostra trasmissione e tra le cose che noi abbiamo in scaletta, ma giusto per far vedere com'è la situazione, perché tutto ciò che noi diciamo viene fuori poi dal calcio giocato, viene fuori dalla classifica, dei risultati. Andiamo a vedere appunto i risultati della giornata. Un attimo che sono pronti, eccoli. Tra i risultati vediamo appunto il pareggio dell'Ischia che trova il pareggio grazie ai tanti errori dell'Andria e un punto dopo ben quattro sconfitte. Poi c'è il Cosenza che pareggia con la Paganese, Lecce che vince a Monopoli, il Melfi che batte il Martina Franca, pareggia col Martina Franca, Catania Juestabia 1-1 e poi c'è la Casertana che ha battuto l'Ischia con un rotondissimo risultato che perde a Benevento 6-0, Matera Catanzaro 3-0, Messina Foggia 3-2, poi l'Acragas con la Lupa Castelli Romani 3-0. Per questa classifica, in alto il Benevento allunga, in effetti il gruppo Lombardi tiene testa con il Benevento, e poi Lecce 49, Casertana 46, Cosenza 45. Andiamo a vedere in coda, purtroppo si profila un Catania sempre più impelagato nella zona play-out, Melfi 24, Ischia 21, Martina Franca 20, Lupa Castelli Romani 8. Si parla di un eventuale azzeramento delle retrocessioni. È questa l'ultima opportunità per salvarsi? Inizio da Mario Sacco, un tifoso che vive. Ma per quello che si vede al campo, sì. Cioè, è l'unica speranza di rimanere in Lega Pro con questa squadra. Cioè, io parlavo prima con Gigi, commentavo, dicevo, secondo me la squadra dell'anno scorso, quella del girone di ritorno, rispetto a questa poteva fare la finale di Champions League. Quale perdiamo tutte? Cioè, Guarda, mi dai spunto perché io in scaletta ho messo proprio la formazione dell'anno scorso. Chiedo alla regia di farcela vedere, che è la formazione dell'Ischia dell'anno scorso, che era una formazione che aveva delle qualità che quella di quest'anno non ha, anche una vicinanza con il territorio. Eccola, la vediamo, c'è da sorridere, anche se l'anno scorso piangevamo. Infantino, Ciotola davanti con Millesi, Armeno, un certo Boulevardi, Massimo, Bruno, Finizio, Serignano, Impagliazzo, lo stesso Giordano, lo stesso Mennella. Allora, cioè, l'anno scorso noi ci strappavamo i capelli chi li aveva, però quest'anno stiamo messi proprio ai piedi di Pilato.
quell'anno scorso era una squadra di calcio che lottava fino all'ultimo. Nonostante i 18 cambi nel periodo natalizio. Sicuramente. Quest'anno ce ne sono stati 12. Però. La squadra del girone di ritorno ha fatto bene, cioè lottava, era presente, c'era uno spirito di coesione. Questa squadra prende un gol, finisce la partita, poi non vedo proprio attaccamento alla maglia. L'unica nota positiva di quest'anno, secondo me, è Filippo Flori, un ragazzo di Ischia che al di là dell'inesperienza o di qualche partita può essere nella sottotono, però ha sudato la maglia veramente fino alla fine, cosa che non ho visto negli altri. Luigi? Indubbiamente forse... Ma in Pagliazza e Sirignani sono stati trattati quasi allo stesso modo in cui sei stato trattato tu? Credo di sì. Però nulla a togliere diciamo, alla squadra di quest'anno, però l'anno scorso a livello caratteriale forse c'erano dei giocatori che potevano sopportare tipi di pressioni. Quest'anno io non le vedo, forse anche questo tipo di caratteristiche di giocatori, quindi io le poche partite che ho viste vedo proprio questo, con la squadra come subisce un po' non reagisce. Però speriamo che si ritrovi l'Ischia e si raggiunga la salvezza. Poi dobbiamo aspettare il 15 marzo, credo che si saprà quando sarà se si faranno i gironi a 20 squadre l'anno prossimo. Però se non si cambia registro avrà grosse difficoltà l'Ischia quest'anno. Enrico Scotti, io ritengo che c'è un fallimento della società. Perché c'è un fallimento della società? Perché... Le squadre, bene o male, questa è una discreta squadra, quella precedente, nel periodo precedente a questa era una discreta squadra, quella con mister Bitetto era una buona squadra, ma si è fatto sempre di tutto per sfasciare un organico senza dare il tempo a una squadra di amalgamarsi, senza dare le giuste motivazioni, anche il rispetto verso la squadra, verso i giocatori. Qui noi pretendiamo che Savi venga messo in campo domenica perché mancheranno Bruno e Moracci senza che questi giocatori abbiano mai potuto provare a giocare una partita, neanche spezzoni di partita. Poi dobbiamo ringraziare Acampora che fa una buona partita, che viene tirato fuori dal cilindro, ma non c'è neanche un progetto da parte della società che tenga a valorizzare, a far crescere il prodotto sportivo. È proprio un fallimento totale. La mia opinione, potete non essere d'accordo, però le esprimo liberamente. Prego Enrico. Ma vedi, io ho detto che questa squadra è stata fatta male e gestita peggio. Ma non è che la precedente era migliore, perché? Che noi dovremmo entrare nel merito. Diciamo gli ha detto pure male perché c'è stato qualcuno che si è fatto male, però è per una serie di casi fortuiti che si è arrivato a tutto quello e perché in effetti si è fatto un tipo di preparazione solo mirata a fare i risultati all'inizio, quando gli altri faticavano perché avevano il carico di lavoro e noi eravamo brillanti perché avevamo fatto solo velocità. La riprova qual è stata? Che partita dietro partita noi praticamente nel secondo tempo eravamo completamente inesistenti. Questa è la riprova di un tipo di preparazione che io non direi sbagliata. È stata fatta una preparazione fatta in un certo modo. Squadra incompleta. Andatevi a vedere le distinte gare delle prime 10 partite, noi non riuscivamo a coprire la distinta perché non avevamo i giocatori. Anche questa pretesa di Bitetto la veicolavano gli addetti ai lavori dell'Ischia, no, la seconda squadra si deve allenare a fianco alla prima, metodologia di lavoro, schemi, cose. Allora leggiamoci le distinte delle prime 10 partite, trovatemi lo sputo di un giocatore della Beretti che andava in distinta, io non dico scendeva in campo, perché era un lusso che non è... scendeva e andava in parte. Allora tutta una serie di equivoci, giocatori che non avevano qualche sostituto naturale, e stiamo parlando del calciomercato estivo, dove c'era la possibilità di imbarcare qualche giocatore
di società professionistiche, ricavandone appannaggi economici notevoli, e invece siamo andati così, prendendo il figlio del portiere, il fratello del cognato, il nipote del ragioniere, il compariere del macellaio. Questa è la verità, ma diciamocela. Allora, una domanda di Daniele Fiore per te. E dal famoso Panino, che a livello societario l'Ischia è in declino, abbiamo toccato il fondo. L'Ischia non è in declino dal Panino. L'Ischia è in declino dagli aperitivi che si pigliavano sulle barche. L'Ischia è in declino quando ci siamo messi le fette di prosciutto sugli occhi e non siamo riusciti a capire tutta questa sceneggiata dove ci avrebbe portato. Il Panino è uno degli elementi episodici che trova il tempo che trova. La verità che noi con i nostri comportamenti abbiamo consentito a della gente che non ci meritava, come passione, come amore per la squadra e per la maglia, come territorio. Qua sembrava che noi, fino a quando sono arrivati i nuovi sacerdoti del calcio, facevamo solo i tornei tra parrocchie. Bisognerebbe spiegare che il calcio pro non è quello che stiamo assistendo oggi. È il calcio pro che ha vissuto Luigi giovane, quando era giovane. Quelle erano le squadre. Rendiamoci conto dei giocatori che stavano in quel periodo. Alcuni di quelli sono diventati protagonisti in nazionale. Enrico, giusto per dire, il calcio di Lega Pro non è quello visto sabato, ma quello che abbiamo fatto vedere noi domenica sera con Ischia Savona. Ma c'è ancora di meglio, senti quello che ti dico io. Cioè, allora voglio dire, oggi che ci affidiamo al Panino o alla Coca-Cola, ma è una domanda che lei sì, ce l'ha da parte. Sì, ma io glielo sto spiegando. Lui tu dov'è? Sei andato ancora più oltre, tu vai oltre nella... No, ma io non voglio andare oltre, io voglio dire... Noi ci siamo fatti colonizzare. Tu dici il momento in cui è arrivato Carlina Ischia, in effetti è iniziata la colonizzazione. E la rabbia mia, sai qual è? Prego. Che non abbiamo, tranne delle pochissime eccezioni, non avevamo avuto un capitano d'industria come Carlino, e intorno al quale, se noi mostravamo le nostre capacità e il nostro modo di agire, potevamo costruire un Ischia che andava avanti per 10 anni e passa. Oggi avremmo imbarcato un Rapulino a fianco a Carlino e diventavamo credibili in un contesto imprenditoriale, e veramente si aprivano scenari che voi non... Questa è la mia rabbia, il mio livore, perché alla fine non è Crisano il responsabile, non è Carlino il responsabile, non è Maione, non è Rapulino, non è Ciro Femia, siamo noi. Hai dato adesso la risposta a Ciro Sorice, che aveva scritto: ma se l'Ischia non è più degli ischitani, la colpa è forse dei marziani? Michele, intervieni tu pure. Poi volevo ringraziare Maurizio Marena e Beniamino Costa, che hanno fatto un intervento sia su Facebook che su Messenger. Però chiedo a Maurizio Marena di essere più chiaro nella domanda, perché non sono riuscito a cogliere bene il significato. Prego, Michele. Ma vedi Enrico, io ricordo che in una delle ultime trasmissioni che facemmo l'anno scorso, proprio qui, io alla presenza di Tommaso il tifoso, come si chiama? Taliercio, dissi proprio questo, dissi: noi siamo in grado oggi di formare un gruppo ischitano forte da andare da Vico di Bello e dire: noi abbiamo questo progetto, vogliamo portarlo in atto, e quindi di pigliare le redini della squadra in mano? Se noi non siamo in grado di fare questo, e non ci possiamo lamentare che Vico di Bello, chi che sia, faccia il bello e cattivo tempo. Io sono d'accordo con Enrico quando fa anche dell'autocritica, e questo è giusto che si faccia. Noi siamo stati noi che abbiamo permesso a questa gente di speculare sulla nostra maglia, però l'abbiamo permesso noi, perché noi non siamo in grado, caro Enrico, di fare. Se io non faccio autocritica, chi è non è in grado? Purtroppo no, la massa. No,
quelli che erano in grado di farlo, loro l'hanno fatto. Siamo stati 5-6 di noi isolati, sembravamo gli scemi del villaggio. Allora io ti voglio dire una cosa, tu hai detto una cosa bellissima, dici siamo in grado di andare da Vichi di Bello. Allora io ci sono andato da Vichi di Bello, non sono andato per me, sono andato per qualcuno che voleva. Vuoi sapere che cosa mi hanno chiesto l'anno scorso, dopo un mese e mezzo di inizio di attività, cioè con un impegno economico già assunto di oltre 700.000 euro lordi? Sai quando mi hanno chiesto per dare l'Ischia? 1.500.000 di euro. Allora sì, la verità qual è? Che l'Ischia noi non la potevamo prendere, ma loro neanche ce la volevano dare. Questa è la verità, Michele. Allora, è triste, io sono triste, d'accordo con te. Noi, ho sempre detto, da questi microfoni, in condizioni normali, possiamo a stento fare l'eccellenza di centro classifica. Se poi ci sbracciamo, se poi ci diamo da fare, potremmo anche fare l'interregionale. Però oltre l'interregionale non allora, ci illudiamo. Sì, ma allora dobbiamo cercare di essere credibili, dobbiamo essere propositivi per poter cercare di legarci a qualche elemento non ischitano che voglia fare calcio. Daniele Fiore chiede, Enrico, ci sono eventuali timori di fallimento? In effetti tu venerdì hai detto questa squadra non è alla frutta, ma addirittura sparecchiato la tavola. Sono convinto di questo. Quindi fallimento dietro l'angolo. Io non parlo di fallimento, io dico l'Ischia in questo momento va ancora avanti con una società costituita 4 anni fa, capitale interamente versato, 15.000 euro. Io sono un giovane. Ma Apollino ha rilevato le quote? Non lo so, a me risulta che attualmente l'intestatario di tutte le quote, anche se in modo diciamo naturale, è sotto prestanome, è ancora Lello Carlino, ed è giusto che sia così. So che Lello Carlino sta chiedendo da mesi, rilevate quello che dovete rilevare, ma al momento le attribuzioni delle quote a me risulta che non sono state ancora assegnate. Mario Sacco, prego, mi sembra che vuoi intervenire, ti ho letto nello sguardo. Sì, io torno sempre sullo stesso argomento. Leonardo Sasso sposa appieno le cose che hai detto, ha mandato un messaggio, sei stato grande. Io credo che una società o degli imprenditori necessariamente non debbano trasferire quello che fa parte di un territorio altrove per poterlo poi gestire. E mi spiego, se io prendo il Castello Aragonese e lo voglio gestire, non per questo me lo devo portare al largo di Capomiseno, oppure se mi prendo i giardini Poseidon non me li porto sopra al Vomero. Quindi non si capisce perché l'Ischia Calcio debba stare al Kennedy, perché gli stessi imprenditori che hanno messo dei soldi in loro tasca, perché non fanno sì che la squadra resti qui e viva il territorio, incominciando dalla scuola dei giovani, e in questo Gigi me lo può dire, perché a Ischia abbiamo avuto Mennella, Taglialatela e tanti altri giovani che hanno fatto bene nel calcio, perché non tra l'altro Taglialatela è un altro di quelli che è stato messo da parte nel progetto. È stato estromesso probabilmente proprio perché la logica era quella, quindi veramente non c'è un filo da un punto di vista imprenditoriale. Io vedo una follia quello che uno mette dei soldi e poi il bacino di utenza, i suoi tifosi se li mette contro. Io non riesco veramente proprio a capire una cosa del genere, cioè non, come ci fa a essere futuro? Ma allora mi chiedo perché questi signori non si sono pigliati la Turris, la Paganese, la Nocerina, la Cavese, la Juve Stabia, cioè ci sono tante squadre sulla terraferma e lì potevano portarla dove volevano. Tra l'altro Ischia ha il carattere tipico dell'insularità che deve essere vissuta sul territorio, cioè veramente io sono senza parole per quello che hanno combinato quest'anno. Dice Maurizio Marena che porteranno i libri contabili in tribunale, questa è la sua opinione. Torniamo un po' all'aspetto calcistico, andiamo a vedere un po' le immagini, purtroppo per noi, poco edificanti dell'Ischia contro l'Andria. La Ischia Fidelis Andria, le formazioni Ischia Giuliano, Bruno Porcino, Filosa, Moracci, Spezzani, Armeno, Acampora, Canotè, Di Vicino, Florio, Fidelis, Poluzzi, Paterni, Tartaglia, Aia, Matera, Stendardo, Onescu, Piccinni, De Vena, Bollini, Cortellini. Para subito Poluzzi su tiro di Canutè, Ischia che parte all'attacco, poi azione sulla destra da parte dell'Andria,
Bella palla dentro per De Vena, non c'è fuorigioco, pallonetto, sfiora il palo, Landria, battuto Giuliano, De Vena si consola. Punizione di Moracci, ancora una volta in porta, col Catania fece gol, ora Poluzzi devia in angolo. Poi azione di Bollino che salta più di un avversario, viene messo a terra da Moracci, proprio al limite, cartellino giallo per il numero 5. Rivediamo il fallo netto fuori area. Punizione. Tartaglia, tiro che sfiora l'incrocio dei pali. Bello il tiro. Mira imprecisa, poi ancora Andrea pericolosa in aria. Palo e poi fallo in aria segnalato dall'arbitro. Palo dell'Andrea, siamo al 60esimo nella ripresa. C'è anche qualche spintonamento. L'arbitro amabile estrae il cartellino rosso per Moracci, già era stato ammonito nel primo tempo. Rivediamo l'azione, il tiro di Bollino, poi sul pallone giunge ancora Bollino che viene a trovarsi con Moracci sul pallone. Poi lo stesso Bollino, rigore, gol annullato. Numero 10 ha colpito il palo. Per regolamento non si può calciare due volte lo stesso pallone senza che nessuno intervenga. E quanto è successo? Tiro sul palo, poi controlla ancora Bollino e mette dentro. Due volte lo stesso palo ha salvato l'Ischia, poi ancora Andrea pericolosa, traversa piena. Andrea che prova a sfruttare l'uomo in più, Cianci davanti a Giuliano, calcia male, bravo anche il portiere dell'Ischia a respingere, poi siamo alla fine. 0-0 il risultato, tanta roba per l'Ischia che oggi certamente non ha fatto una bella gara. Allora, torniamo in studio, abbiamo visto le immagini della partita, una partita che è finita bene per l'Ischia nonostante la pessima prestazione. Chiedo velocemente un commento a Mario Sacco su questa partita. Tu come... Miracolati, cioè zero tiri in porta, il rigore è sbagliato, è andata bene, è andata benissimo. Cioè. Allora Enrico, si palesa una inconsistenza della squadra davvero grave e poi tra l'altro va detto che per la prossima partita Bruno e Moracci saranno fuori perché squalificati. Io non è che voglio parlare, dovrei dire, faccio per dire, no, noi volevamo pareggiare la partita, Canutè non l'ho capito perché è stata cambiata ed era l'unico che alla fine faceva reparto e manteneva tre difensori. C'erano quattro minuti e mezzo ancora da giocare. Se poi il brivido è una cosa che eccita, lo posso pure capire, ma se noi andiamo a vedere quel cambio, io dico, ma qua veramente non si capisce niente più. Poi, vabbè, tu dici al cambio, Manna Canutè. E diciamo, facciamo nome e sì, cognome. Però io posso ma non abbiamo niente contro il ragazzo, Enrico, nessuno ha niente allora, contro il ragazzo. Alla luce di tutto questo, dico, non c'è gente di testa, che ha testa, non c'è gente che ha gamba, non c'è gente che ha cuore, non c'è gente che ha carattere. Quindi queste componenti diventano essenziali sia per le vittorie dei campionati sia per le salvezze. Noi dove ci presentiamo? Noi siamo contati, assemblati malissimo, gestiti peggio. Io l'ho detto. Questa è una squadra fatta nello scasso, come quando io ho riparato la macchina. La mia macchina però, visto che il mio meccanico è bravo, corre ancora. Camminano, Enrico, camminano. Vabbè. Poi se voi che siete bravi, mi date pure delle spiegazioni di carattere. Mi dispiace, non c'è sta Daniele, ero curioso di capire, Noi stiamo là. Sì, abbiamo pareggiato perché l'Andria ha sbagliato dal rigore in giù, perché ci sono
occasioni che gridano vendetta più delle altre cose. E allora dico, andiamo avanti, beviamo questo calice amaro fino alla fine. Non lo so dove arriva. Come si fa a sperare che domenica, se noi abbiamo assistito a queste cose? Poi la vicenda societaria è quanto dire. Cioè oggi viene uno e dice, sa, ma quelli giocatori avevano fatto il contratto per rimanere su Napoli. Ma noi stiamo parlando di giocatori professionistici. Pure questi probabilmente hanno fatto lo stesso contratto, scusami Enrico. Prego? Anche questi hanno fatto lo stesso contratto, quelli che sono arrivati a gennaio, visto che la squadra tutti, sta a Napoli. Tutti, nessuno escluso. Allora la verità è un'altra. Chiamiamola per nome e cognome. E questo vale per Bitetto come vale per Di Costanzo. La verità è questa, che bisogna, io non ne voglio parlare più, giriamo, io tutta, dovrei parlare sulla vicenda Ischia, partendo da 4 mesi a questa parte, tutto quello che ci siamo detti, tutto quello che abbiamo fatto, non mi interessa. Io a Rapullino l'ho zittito con quello che lui dice che in effetti bastava, allora deve, vada dal suo grande direttore generale, signor Ciro Femiani, e si fa sciogliere. Generale Aiello. Prego? Generale Aiello. Direttore sportivo, vabbè, noi non abbiamo calciatori, però abbiamo Aiello direttori. Alla luce di tutto questo si faccia dire perché il signor Ciro Femiani ti ha telefonato, o è stato telefonato, e ha detto che la struttura Bellevue non era pronta. Mentre, secondo quello che diceva Pullini, dice la stessa, allora delle due l'una, la destra sa quello che fa la sinistra, dice, o qualcuno mente sapendo di mentire e gestisce in malo modo. Io la domanda, se gliela puoi rivolgere quando ti trovi con Rapullino, chiedigli se questa intervista l'ha letta dall'A alla Z o è farina di altri sacchi. Vabbè, io penso che è più facile che glielo possa chiedere tu che io. No, io non mi interessa più. Michele, tra l'altro va detto che questa partita è una partita che è finita sotto inchiesta, cancellata da tutti i palinsesti delle principali società di scommesse, perché c'era un flusso uno anomalo. In effetti, secondo me, quando vedono l'uno per l'Ischia dice non è possibile. Questo succede, dice non è possibile, sta succedendo, vabbè, ma c'è qualcosa che non funziona. Vabbè, ma però dobbiamo dire che l'uno per l'Ischia c'è stata anche col Catania, allora non è che sì, però è stata cancellata, guarda, dico io. Mi era una devo battuta, dire, sì, sì, è una battuta. Però comunque c'era, però la Procura sento della Repubblica, sì, la Procura federale. Ma noi oggi nel calcio sentiamo dire tante di queste cose su tante partite, eccetera. E io, per dire la sincera verità, non do mai peso a queste cose, perché altrimenti devo dire non dobbiamo guardare più il calcio, spegniamo la televisione, chiudiamo i campi, eccetera. Io guardo la partita, poi quello che succede, purtroppo è l'epoca forse che c'è un po' di, insomma, anomalia su ogni settore, può darsi che anche nel calcio sia così. Io non la penso così, io guardo la partita, Però vi devo raccontare un episodio, Ischia Ternana di tanti anni fa, sì. Perdemmo la partita, l'arbitro era destro di Novi Ligure, il quale destro fu ovviamente contestato. Io ricordo che mi feci carico di farlo. Ischia Ternana. Stadio circa 3.000 persone, mi sembra. Allora io feci uscire destro dalla tribuna, mandai una macchina a Civetta dall'altra parte, ce lo imbarcammo e lo portammo all'aliscaf. Sono rimasto sul pontile degli aliscaf fino a quando l'aliscaf non è arrivato in mezzo al porto. Sì, arrivarono 3-4 tifosi in motorino. L'arbitro nel suo referto disse che in aliscafo era stato raggiunto da Sassi. Io non so se Giovanni Sasso era su quell'aliscafo, però vi comunico che questo fu. E avemmo due giornate di squalifica, di cui la seconda dovemmo incontrare la Salernitana in campo neutro a Benevento, e lì battemmo il record degli incassi con 127 milioni di incasso. Chiudiamo questo. Però 2 anni dopo l'ufficio indagini radiò destro di Novi Ligure, perché il presidente della Ternana, tale Gambino, gli aveva regalato un cavallo per la partita di Ischia. Questo dice la storia, non lo dico io. Andiamo avanti. Quindi che puoi dire? Dobbiamo
avere gli occhi non aperti. Non è vero, ma ci credo. Andiamo avanti. Vabbè, io non è che ho detto, non è che ho detto. Andiamo però avanti. Se dovessimo pensare sempre. Parliamo della nostra povera Ischia. Allora, andiamo diciamo che la partita di ieri, per quello che erano gli uomini che poteva esprimere l'Ischia, secondo me era una partita che poteva giocarsela solo così. Cioè, l'Ischia ieri non è che poteva pensare di fare chissà quale partita per ottenere lo stesso risultato di Catania, perché a mio giudizio l'Ischia quando gioca con una sola punta e soprattutto con Canutè e non con Gomez, io la vedo molto molto penalizzata. Però pure nel con senso, Gomez in passato non è che avesse brillato. No, anche nella partita precedente con il solo Gomez c'è. Cioè, perché l'Ischia purtroppo l'Ischia c'ha un viene gioco da quattro sconfitte consecutive. Sì, Gomez, esatto, Canutè. Esatto. Quindi se guardiamo la partita di ieri, allora il primo tempo rispetto agli altri, per fortuna l'Ischia questa volta è andata bene, l'ha concluso sullo 0-0, se vogliamo ci sono state due occasioni più nitide per l'Andria, qualche occasione fortunosa da parte nostra, ma più che altro qualche azione di alleggerimento, come il tiro di Canutè, come il traversone sbagliato di Florio che ha preso la traversa, ma niente di più. Poi il secondo tempo è emerso quello che purtroppo tutto quanto sappiamo, la nostra squadra cade, non siamo usciti più dalla metà campo, fino a che poi siamo stati molto 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 fortunati, perché l'Andria ha avuto tantissime occasioni da fare gol, siamo stati fortunati e poi ci abbiamo messo anche il nostro brivido per quello che diceva prima Enrico, cosa assolutamente assurda, una squadra che sta difendendo con i denti un punticino si trova a 5-6 minuti dal termine, toglie una punta, quella che riesce a far salire un pochettino la squadra, al di là di chi è che poi lo ha sostituito. Io secondo me poteva entrare chiunque, ma non doveva uscire Canutè, perché era l'unico giocatore che riusciva a far salire un po' la squadra, a portarsi i due o tre giocatori appresso, a guadagnarsi qualche calcio di punizione. Quindi queste sono le cose assurde di questo allenatore, purtroppo devo dire, perché oggi come oggi non è che fino a oggi ci abbia dato qualche risultato positivo. Io torno a dire, la colpa non è dei giocatori, non è degli allenatori, perché gli stessi cambi li faceva pure Bitetto, secondo me vengono imposti dall'alto, scusami Michele. Ma io ripeto, non vengono imposte dall'alto, quando si vedono dei cambi sempre gli stessi negli ultimi minuti, sia che il risultato sta sul 3-0, sia sullo 0-0, sia quando si vince, beh, a questo punto il sospetto viene. Però ripeto, io non voglio fare una colpa né al giocatore, perché insomma il ragazzo poi in fin dei conti io credo che non è che abbia tutte le sue colpe, probabilmente chi è che gestisce la cosa che non capisce che a un certo punto insomma i ragazzi devono crescere, ma non in questo modo, non devono crescere frettolosamente, devono fare i loro passi, solo così possono cercare di migliorarsi. Florio per due anni non ha visto il campo, poi dimostra di essere più forte degli altri, questo gioca sempre nonostante non dimostri niente. Ma scusa, Florio è uno dei titolari. Cambiamo argomento velocemente, volevo andare un attimo Michele sul far vedere un po' la moviola velocissima, abbiamo una bella giocata da parte del centravanti dell'Andria. Sì. Vado a vedere un attimo la formazione che mi sfugge, De Vena che fa un bel pallonetto e poi c'è il famoso rigore. Andiamo un attimo all'azione, eccola qui, la vediamo, una palla che viene messa molto bene alle spalle della linea difensiva, sempre poco rapida la linea difensiva dell'Ischia. De Vena ha cercato la giocata, ma loro hanno fatto l'errore, secondo me pensavano di metterlo in fuorigioco, pensavano che stesse in fuorigioco, si sono fermati. Se riusciamo a fermarla un attimo prima, chiedo alla regia un poco prima quando parte il pallone, giusto per capire, ancora andiamo un poco dietro, non si riesce a vedere bene, non si vede tutta la profondità, però
si riesce a capire, vedi, dal loro atteggiamento sembra che pensassero che stesse in fuorigioco. Perciò... chiede alla regia di farci vedere a tutto schermo l'immagine, in modo tale che possiamo commentarla e vederla tutta. Eccola qui. Vediamo l'azione, palla nello spazio, ecco, vediamo che... ecco qui, tocca, è regolarissimo perché si vede che parte da dietro, riusciamo a vedere la gamba sinistra che... quello si inserisce sui due difensori. Sì, no, è regolare, eccolo sì, qua. Sicuro. Si vede sicuro. Benissimo e poi quindi eccolo, non c'è alcuna... No, ma non è quello, sta un altro difensore dietro. C'è un altro difensore ancora nostro. Che si ferma, che è Bruno. Che è Bruno, no, sì. Ma io ero in linea, quindi l'ho vista... In effetti in questo caso, secondo le dinamiche difensive, l'uomo che vede scappare, cioè Bruno, avrebbe dovuto continuare la corsa verso l'area di rigore. Poi andiamo a vedere un attimo il rigore, che ci è parso non esserci, almeno dalla tribuna, però forse le immagini ci daranno un contributo maggiore. Palla dentro, un colpo di testa, arriva Bollino, tira, arriva di nuovo Bollino, sta calciando, arriva Moracci, che sente anche dolore, quindi dolorante, mette il piede, probabilmente impatta sul piede dell'avversario. Secondo voi è rigore o no? Bollino sta tirando, sta per calciare, carica, ecco il piede di che si allunga di Moracci. E... per me non è rigore. Allora, secondo Enrico Scotti? Per me, se fai fermi adesso ecco l'immagine, qua. Per me non è rigore. Un portiere? No, l'attaccante è davanti, poi... sta calciando, secondo sta me calciando e non lo so, ma se il piede d'appoggio di Moracci, il no, destro, il sinistro, Moracci prende il sinistro, no, mette... sì, ma col destro no, suo destro. Ma, col destro ma non lo prende lui, secondo me guarda prende tutte e due, secondo me probabilmente se cosa hai detto l'arbitro alla affissione è stato il giocatore che si è tuffato, facciamo parlare tutti. Allora Michele, secondo me il fatto che Moracci resti dolorante a terra, quindi ha messo la gamba evitando a Bollino di calciare. No, ho questa impressione, Enrico, ho l'impressione che se Moracci, non cadeva Moracci a terra. Si è andato leggermente con la gamba tesa per anticipare l'avversario. E poi si prende il l'avversario calcio. L'avversario ha calciato, non ha preso il pallone, ha preso la gamba di Moracci. E perciò è rigore. Perché perciò Moracci... secondo me ha ostruito, perciò secondo me è calcio di rigore. È calcio di rigore. Secondo te, Luigi? Secondo me è rigore. Perché in effetti... secondo me sì, perché lui stava calciando. Guardiamo la gamba sinistra come va detto. Moracci adesso, non va sul pallone. Adesso siamo qui, stiamo vedendo e abbiamo anche fatto. Cioè Moracci ha dato una gamba tesa. Sì, ha fermato la gamba e ha fatto ostacolo. L'avversario ha calciato, ha trovato ostacolo. Ecco. Ha sbilanciato proprio. Allora che dici tu Luigi, rigore? Per me è rigore. Mario, così, io ho visto gli highlights su SportTube, credo sia rigore. Vabbè, Moracci allunga, essere... Moracci sì, allunga la gamba e tocca, credo, la caviglia destra dell'attaccante che era già sul pallone per calciare. Credo sia rigore. Questa è stata la velocità delle situazioni. Allora, Enrico, ti ricredi o resti sulla tua posizione? Ma non per me è insignificante. Guarda, sì. Gli aspetti agonistici a te non mi interessano più, Enrico. Allora, Io già sono proiettato ad altre cose. Vabbè, dopo allora ti leggo cosa dice Salvatore Castiglione. Però andiamo a vedere adesso anche il rigore, perché è una chicca che va vista. Moracci pare sia stato non ammonito per la seconda volta, ma addirittura è espulso direttamente. Io ho visto il foglio da Giovanni Sasso mentre ero in sala stampa, quindi ho visto Giovanni Sasso, non ho visto né Rapolino né Vichi Di Bello che non c'erano, però ho visto questo foglio. Allora, il gol di Bollino, prende il palo. Allora, Luigi, tu che sei fresco di campi di calcio, sei stato a fare un'ottima partita ultimamente, cosa ci dici qui? Un calcio di rigore, non è gol perché deve toccare la palla a un altro giocatore. Quindi l'errore che a volte si nota è che spesso alcuni calciatori non conoscano il regolamento, perché secondo me a saperlo la lascia andare. No, vabbè, doveva sperare che arrivasse qualcun altro suo. Ne teneva tre da rischia. Vabbè, ma non sapeva neanche, perché lui calcia, guarda il pallone, lo segue, non ha neanche il tempo di guardare. Pratica, e mette la palla dentro. In effetti il clamoroso
l'errore di Bollino, non il palo, quanto l'errore nel riprendere il pallone. A fine partita c'era la Procura federale che ha interrogato i due allenatori e i due capitani, perché ha cercato di capirci se c'era qualcosa di combin in questa partita. Volevo sorvolare velocemente sul fatto del silenzio stampa. Facciamo passare delle immagini. Io ho fatto un pezzo dicendo che nell'82 c'è stato il silenzio stampa più noto che tutti ricordiamo, quello dei mondiali dell'82, perché la stampa attaccava l'Italia che giocava malissimo, passò come migliore terza dopo le partite con Polonia, con Camerun e con Perù. Silenzio stampa, parlava solo Dino Zoff, avevano un portavoce, andava in sala stampa e faceva le interviste. Lì ce ne ha due di portavoce, Michi Di Bello e Rapolino. Però per noi non c'era nessuno, perché entrambi non sono venuti a vedere la partita, non sono venuti neanche in sala stampa, quindi rispetto per la stampa nessuno, non per me, ma per tutti coloro che erano lì. C'erano il direttore sportivo, il direttore generale, però nessuno poteva parlare. Allora, volevo dire a questi signori che con un po' di buonsenso, che è importante, quando manca il portavoce si delega a un'altra persona. Questo sarebbe un modo corretto per fare il silenzio stampa. Non si fa in formato tale, anche perché c'è chi paga i diritti e c'è chi dovrebbe avere le interviste rilasciate dai protagonisti. Ok, la mia opinione. Vediamo Dino Zoff, grandissimo, a 40 anni giocava, ne ha 76, qualche problema per lui, li ha superati alla grande. Billone Monti, un altro grande che ha avuto qualche problema in panchina. Beh, era una colica renale. Una colica renale. Basta che mangia di meno e beve più acqua. Va. Poi se servono queste cose a conquistare qualche punto sulla prima, ben vengano, perché poi dopo c'è da dire che la Fragolese non ha vinto la partita. Pubblicità, torniamo tra poco per arrivare poi fino in fondo. Rendi il tuo ambiente più sano. Rivolgiti ad AgriGarden, specialista in farma agraria e fornitissimo in prodotti per il verde. AgriGarden effettua trattamenti di disinfestazione e deratizzazione. Non perdere tempo. È ora il momento di intervenire contro topi, ratti, arvicole, blatte, zanzare, formiche, mosche ed insetti vari. Preventivi personalizzati sul posto. Chiamaci 081 98 20 07 e 380 73 93 275. Ti risponderanno i nostri esperti, coordinati dal dottor Giovanni Di Meglio. Siamo in via Michele Mazzella, ad Ischia. Un ambiente salubre ti aiuta a vivere meglio. AgriGarden, soluzioni per il verde. Di Iorio Elettrodomestici, dove il meglio costa meno. Piano cottura 60 cm Inox Ignis, 99 euro. Forno in cassa ventilato Inox Ignis classe A, 199 euro. Frigo combinato 185 cm Beko classe A+, 299 euro. LED 32 pollici Samsung Full HD, 249 euro. Frigo lavatrice San Giorgio 7 kg classe A+, 229 euro. Frigufa gas 4300 watt, 79 euro. Di Iorio Elettrodomestici, centro team Wind 3. Vieni a Piedimonte Barano. Di Iorio Elettrodomestici, dove il meglio costa meno. Alma Lava Ischia. Forniture per alberghi, ristoranti, bar. Alma Lava Ischia effettua il ritiro e la riconsegna dei capi a domicilio. Alma Lava Ischia, esperienza e qualità al servizio dell'ospitalità ischitana. Alma Lava Ischia ad Ischia. Telefono 081 90 56 43. Alma Lava Ischia, la convenienza di scegliere i professionisti del settore. Centro Medico Aragonese, la fisioterapia per la tua salute. Laser ad alta potenza, TECAR, SIT, riabilitazione ortopedica, neurologica, posturale ed elettroterapia. Siamo in grado di ridurre un'infiammazione, togliere il dolore, migliorare il movimento articolare, abbreviare i tempi di recupero motorio. Grazie alla pedana proprioccettiva Tecnobody curiamo le patologie di anca, ginocchio, tibio tarsiche, lesioni meniscali.
trauma della caviglia, soprattutto nel periodo post-operatorio. Ginnastica correttiva per bambini, ginnastica posturale per adulti e Pilates. Siamo in via Giambattista Vico ad Ischia Ponte, Centro Medico Aragonese. Per il tuo corpo, per la tua salute. Valgri, lo specialista do Piennolo. Distributore ufficiale La Raspata, specialisti del buono. Rendi il tuo ambiente più sano. Rivolgiti ad AgriGarden, specialista in farmagraria e fornitissimo in prodotti per il verde. AgriGarden effettua trattamenti di disinfestazione e deratizzazione. Non perdere tempo. È ora il momento di intervenire contro topi, ratti, arvicole, blatte, zanzare, formiche, mosche ed insetti vari. Preventivi personalizzati sul posto. Chiamaci 081 98 20 07 e 380 73 93 275. Ti risponderanno i nostri esperti, coordinati dal dottor Giovanni Di Meglio. Siamo in via Michele Mazzella, ad Ischia. Un ambiente salubre ti aiuta a vivere meglio. AgriGarden, soluzioni per il verde. È giunto anche il messaggio di Salvatore Castiglione, che dice: è importante già da subito trovare persone che hanno quel carisma da poter far confluire la parte buona dell'isola verso l'Ischia Calcio, a partire dal tifoso, dal commerciante, all'imprenditore, al politico. E bisogna far capire a tutti l'importanza di avere una squadra nel calcio professionistico. Però bisogna partire da subito. Allora, Enrico, secondo te è possibile partire da subito senza essere titolari della squadra? Allora, la prima cosa a Castiglione dico, so che lui ha del materiale fotografico sull'Ischia degli anni che fu, se ci può contattare perché ci servirà per quello che diremo dopo. Per quanto riguarda partire da subito, a mio modo di vedere... Lui ritiene anche che si possa fare un turismo invernale sfruttando appunto il calcio. Allora... Sono i luoghi comuni che ci stanno ammorbando da troppi anni e che in effetti non portano da nessuna parte. Tutte belle iniziative, ma il tempo, i fatti, la storia, il passato ha dimostrato certe cose. Quello che invece si può incominciare a fare è quello di ritrovarsi. Infatti quello di cui parlerò tra poco è proprio quello di ritrovarsi. Per quanto mi riguarda, è bene perché sai gli imbecilli ce ne stanno tante in giro, per quanto mi riguarda io voglio fare il tifoso. Questa è l'ultima cosa che farò per l'Ischia Calcio, dopodiché voglio fare il tifoso. Però io ritengo che ci sono delle energie, ci sono delle capacità, ci sta anche qualche eccellenza che può incominciare ad organizzare un qualcosa di popolare per convincere anche l'uomo che sta nell'occhio del ciclone in questo momento, che è Rapulino, a rimanere ad Ischia e ricominciare a fare, o incominciare, perché forse è meglio dire incominciare, a fare il calcio pulito come lo intende lui, con delle persone per bene, con delle persone che hanno cuore, che hanno passione e che rappresentino il territorio, perché quello che è fondamentale a mio modo di vedere è l'appartenenza diretta o acquisita. In effetti senza gli di stai dando un consiglio di abbandonare le cattive amicizie, mi sembra. Ma io gliel'ho detto privatamente, Enrico. Adesso non è serio che io riferisca le cose, ma sono stato di una cattiveria inaudita su quello che... Ecco perché continuo ancora oggi a ritenere Rapulino vittima quanto noi, anche se
si possono fare i distinguo, qualcuno dice ma come è possibile, quell'imprenditore che, ma come è possibile, un uomo che ci ha rimesso quei soldi, e guardate, sono vagonate di soldi, vagonate. Vabbè, in effetti già è stato, metto tra parentesi, fregato, anzi tra virgolette, sulla questione fideiussione, tanto è vero, tutti quanti noi pensavamo che Vichy Di Bello avesse messo la fideiussione, poi ci arrivò, cioè, noi abbiamo una telefonata, noi abbiamo rischiato di non iscriverci, ci arrivò una telefonata da parte del capacità, commercialista, la capacità, lui fa l'analista bancario, quindi potrà dirmi meglio di me, uno che riesce ad avere una fideiussione di 400.000 euro nel giro di 3 ore e mezza, significa che è un uomo di grandissima fede. Noi abbiamo corso il rischio di non iscriverci perché era già scaduto il primo termine, eravamo al secondo, e tutto questo accadeva con mezza giornata di tempo. Scusami Enrico, ma se già in quell'occasione lui aveva avuto questa situazione poco chiara dai compagni di avventura, avrebbe dovuto capire chi erano che stavano al suo fianco. O mi sbaglio? Guardate, la palude in cui sta l'Ischia non è una palude da cui tu ci esci facilmente. Guardate, solo chi non ha fatto calcio a certi livelli, con certe problematiche, a me è venuto da ridere, perché c'è stato uno dei direttori che ha detto, ma sa, tu devi capire, ci sono disagi economici, e tu vieni a parlare a me di disagi economici, io tengo 3 lauree europee in disagi economici per gestire le squadre di calcio. Io ho gestito il 90% delle squadre di calcio, il 90% con disagi economici, c'è stato un 10% che ci ha consentito con i soldi giusti di ottenere i risultati che abbiamo ottenuto. Questa è la storia, non lo dico io. Allora, Mario Sarro scrive, buonasera, volevo salutare il vecchio amico Mario D'Artagnan. Penso che sei tu, vero? Allora, l'opinione di tua. Mario. Ma, condivido quello che diceva l'amico Enrico. Trovo sinceramente sconcertante il fatto che una persona che abbia le capacità finanziarie di poter mettere come deposito cauzionale 500.000 euro per potersi garantire una fideiussione bancaria, poi gli dico sempre le stesse cose, venga a patto con i tifosi per fare tornare la squadra sul territorio. Mario, cioè, ma se tu metti questa fideiussione che avrebbe dovuto mettere un tuo socio, certo, questo socio poi continua a stare al tuo fianco, tu che faresti? Sì. Infatti, per questo trovo anche questo una cosa assolutamente sconcertante, che l'attuale presidente dell'Ischia Calcio non abbia fatto i conti prima, innanzitutto con chi si siede a tavolino, e poi anche con i conti societari, cioè sono usciti dei debiti pregressi. Scusa, ma quando ti sei seduto e hai deciso di fare il calcio professionistico non hai visualizzato le carte? Com'è possibile? Cioè, questo. Vabbè, attendevano anche dei soldi dalla Lega che non sono arrivati, che perché sono... già erano stati raccolti. Che poi c'erano stati poi raccolti. Hanno preso una multa di 20.000 euro perché Di Bello non era andato a fare lo stage per doping. Quindi. Cioè, alla fine cercano i soldi e li sprecano. L'anno scorso abbiamo avuto Pino Iodice che ha avuto 15.000 euro di multa. Tra 20 di Bell e 15 di Iodice sono 35, prendiamo due giocatori di un certo valore. Tu parli di Pino Iodice, no? Queste sono le contraddizioni, come quella di Ciro Femiani che qui dai tuoi microfoni dice al Bellevue non è pronto. Non ci dimenticare di Pino Iodice, il quale, con quella faccia di bronzo che si ritrova, dichiara che in effetti l'Ischia nell'assemblea di Lega ha votato in un certo modo. Rapullini immediatamente è costretto a tirargli le orecchie, perché? Perché avevano già... Ma dice che ha votato Rapullino in quell'occasione, non ha votato Pino Iodice. E secondo te Rapullino, che io conosco la storia, perché non ma ti dimenticare... Ma io ricordo pure quel comunicato stampa che fece la società contro Pino Iodice, ma... Bravo, vabbè, ma questa è l'epoca, Rapullino non c'era ancora, dopo è venuto Rapullino. Però il problema è stato adesso, la votazione di Gravina. Su questa ultima era dovuto smentire, perché Pino Iodice non era accreditato alla verifica dei poteri in Lega, mentre Rapullino, che è presidente onorario dell'Ischia, era accreditato. E Rapullino, con l'attuale governance della Lega Pro, ci è andato a braccetto.
Non a caso, non a caso. A riprova di quello che sto affermando è l'incarico che ha ricevuto in Lega. Non so se rendo l'idea. Perfetto, è stato molto chiaro. Mi l'han dato credito da parte dei soliti noti. Voltiamo un po' pagina e andiamo a vedere. Abbiamo messo a confronto i due gironi, girone di andata e girone di ritorno, dopo le 9 partite che hanno fatto. Ecco qui, chiedo alla regia di farci vedere a tutto schermo. Ecco, nel girone di andata 14 punti, 8 gol fatti, 6 subiti. Era l'Ischia bella, quella che ci piaceva, di Fall, Mancino e Canutè. Al ritorno 7 punti, la metà, 7 gol fatti e 15 subiti. Poi abbiamo fatto un'altra ricerca, le ultime 17 giornate, cioè un intero girone di andato e di ritorno che sia, l'Ischia dalla partita con l'Andria all'altra partita con l'Andria, chiedo di andare avanti a quella dei risultati, dalla partita con l'Andria all'altra partita con l'Andria, ha fatto solamente 11 punti in un intero girone. Ha fatto 15 gol e ne ha subiti addirittura 34. Se vediamo un girone intero dove l'Ischia vince solamente col Catania, e se questo è un po' l'abbrivio dell'Ischia nelle ultime partite, certamente non si va molto molto lontano. Allora, parlavi di Waterloo, Enrico. Scusa, l'hai detto tu. Io penso che rispetto ai numeri, lo dico nei numeri. Voglio dire, se l'andamento è quello, altro che andamento lento, è andamento precipitante, insomma. Andamento fermo. No, non è fermo, è precipitante, molto di più. In effetti va detto questo, che è un Ischia che proprio non si ritrova. Sì, ma io non riesco a discuterne più, proprio credimi, guarda, veramente sono talmente spoetizzato in tutta questa vicenda che... Io sono andato al campo, lo avevo preannunciato, perché il calice va bevuto, anche se amaro, fino alla fine. È come una brutta purga. Io voglio continuare a purgarmi, però vi assicuro, effetti collaterali non ce ne sono. Quindi voglio continuare a purgarmi fino alla fine, perché un giorno potrò dire io c'ero. Luigi, è un cammino davvero preoccupante. No, vedendo questi numeri, sì, la classifica si vede. Io credo che, come ho detto prima, c'è troppa confusione sia a livello societario e poi dopo si riversa anche sulla squadra. Quindi se non si ritrova un equilibrio la strada si fa dura. Però, cioè, in effetti possiamo dire che la squadra non è niente altro che lo specchio della società. Ma può anche essere una squadra che, diciamo, che non è all'altezza della situazione, però se ha una società forte... si ritrova, non si creano problemi al di fuori che sono quelli là, gli aspetti tecnici. Si parlerà solo di calcio, invece qua si fa tutt'altro che parlare di calcio, ma ci sono tante difficoltà che sono al di fuori. Vengono qua, non vengono, stanno a Napoli, ritornano, vanno, vengono. La squadra comunque ne risente, però poi ci stanno anche i problemi tecnici, questi qui si vedono. Se non si ritrova un equilibrio, rischia, io credo, che farà fatica. Io spero, per me, che sono ischitano e sono tifoso, che lo ritrovi al più presto, così si raggiunge la salvezza, se no è dura. Michele Califano, c'eravamo illusi col Catania? Io la partita col Catania non l'ho vista perché non c'ero al campo, avevo degli impegni e quindi non c'ero, quindi non ho potuto vedere la partita. Ma io onestamente, anche poi guardando insomma i risultati... Non credo che ci si possa illudere su quella partita, perché una partita non fa storia, una sola partita. Basta vedere il cammino della squadra da un po' di tempo a questa parte, con un sacco di rete subite, delle prestazioni sicuramente da bocciare come impegno, come qualità, come gioco e tutto. Quindi non c'è tanto con questa squadra, onestamente sono molto scettico in una salvezza diretta. Per quanto riguarda i play-out, qualora si dovessero disputare, i play-out sono delle lotterie, sappiamo, tutto può succedere, ma credo che comunque ci voglia, in questo periodo ci voglia
una compattezza come quella che si è trovata l'anno scorso dopo della partita col Cosenza. Ricorderai l'anno scorso cosa successe, e poi l'ultimo mese ci fu un pochettino il ravvicinamento di tutta la tifoseria. Che ci portò la squadra dell'anno scorso, che aveva ben altri contenuti. Enrico, la squadra dell'anno scorso tu ricorderai, io ero molto ottimista, sono sempre stato ottimista sulla salvezza. Hai avuto ragione. Perché comunque era una squadra che aveva delle qualità, giocatori come Infantini, Ciotola, Massimo, Massimo non si regalano, Sirignano, Impagliazzo, Bruno Finizio non si regalano a nessuno, tant'è vero che se tu vai a vedere ognuno di questi giocatori nostri militano in squadre che vanno anche per la maggiore, anche se con poche apparizioni, però militano in squadre che vanno per la maggiore. Quindi diciamo così, la squadra dell'anno scorso, ci sono state delle vicissitudini anche l'anno scorso, teniamo presente che è vero, la società quest'anno è allo sfascio, l'anno scorso non c'era proprio perché c'era solo Vicky Di Bello, per cui con tutto quello che abbiamo visto. Però tornando alla salvezza dell'Ischia, io sono molto pessimista quest'anno su queste prestazioni. Penso sarà difficile disputare i play-out a un certo livello. Beh, su questo Enrico Scotti non lo interrogo perché lui non vuole parlare questioni tecniche, però Mario Sacco sulla salvezza dell'Ischia. Poi tra l'altro l'Ischia andrà a Foggia e i tifosi già su Facebook hanno fatto delle battute, dice: non vi preoccupate che a Foggia le docce ci sono, quindi esatto, la squadra può venire, sì, sicuramente, si può fare la esatto, doccia. Stanno tranquilli, non devono scappare, perché ho la sensazione che la squadra da sopra l'isola voglia scappare, cioè andare via quanto prima possibile. Questa è la sensazione che ho avuto. Tu la vedi, credi nella salvezza o credi nel miracolo? Io sinceramente credo soltanto se fanno la riforma della Lega Pro a 20 squadre, allora lì ci possiamo salvare, però non vedo una nota confortante in questa squadra. Da un punto di vista atletico è una squadra che cammina in mezzo al campo, devo dire la verità, io li vedo camminare. La squadra dell'anno scorso, e Gigi mi deve essere malissimo testimone, era una squadra rispetto a questa... Albarella viene rimpianto... Era una squadra che poteva fare la finale di Champions League rispetto a quella di attuale. Insomma, a parte che io ho visto delle partite nelle quali l'Ischia ha avuto il lusso di tenere contemporaneamente giocatori come Ciotola e Schetter, di provata esperienza, in banchina contemporaneamente. Quindi ho visto le partite in cui Ciotola e Schetter partivano tutti e due dalla banchina, perché tenevamo davanti un signore che si chiamava Infantino, che una partita sì e una no li buttava sempre dentro i palloni. Oggi non abbiamo nessuno, la difesa piglia acqua, gol che arrivano come montagne d'acqua. Cioè, dove andiamo? Onestamente, dove andiamo con questa squadra? Le famose bombe d'acqua. Bombe d'acqua. Abbiamo Filoso, poverino, che gioca con un menisco rotto, che si deve operare dalla notte dei tempi, e non si capisce perché non si opera questo ragazzo, che è un professionista serio, io conosco bene. Ma probabilmente manca il medico sportivo, perché hanno dovuto chiamare Farese e chiedere il piacere a Farese. Non teniamo neanche il medico sportivo. Cioè, qua veramente non riusciamo a fare manco una partita sulla mandria con questa squadra. Cioè, dove andiamo? Questo mi chiede, dove andiamo? Allora, mi giunge un messaggio da dietro alle telecamere. Rapollino si lamentò anche per le spese aggiuntive pari a 20.000 euro per la sala stampa, accusando il comune. Avesse iniziato prima i silenzi stampa, probabilmente poteva anche non spendere questi 20.000 euro Rapollino. Però va detto questo, va detto che il comune lascia la struttura gratis all'Ischia e anche per quanto riguarda il pregresso, perché c'è su Facebook una richiesta fatta da Maurizio Merena al comune per sapere quanto paga l'Ischia. L'Ischia è una delle poche società che non paga nulla al comune, quindi comunque il territorio risponde in modo positivo. Enrico, su queste cose che abbiamo detto. Allora, quando concerne questo tipo di accordo, se lo hanno trovato mi fa piacere. Ovviamente, per esempio, io ho anche letto che ci sono varie correnti di pensiero su queste vicende, come quella di andare a chiedere all'amministrazione di non concedere più il Mazzella. Se la memoria non mi inganna, questo non è possibile. Perché? Perché il regolamento prevede che una squadra al momento dell'iscrizione deve avere la disponibilità della struttura sulla quale disputare le gare interne. La modifica di questa sede va ovviamente
agganciata o a motivi di carattere, diciamo così, di ordine pubblico, squalifiche e compagnia bella, o per motivi di forza maggiore, se la sta cadendo nella tribuna, si è sprofondato il campo, ma così a livello di regole il comune questo non lo può fare. E quindi noi questo calice amaro ce lo dobbiamo sorbire fino alla fine del campionato. Questo è il mio pensiero. Poi tutte queste, io ricordo sempre che una volta in Lega, cioè no, eravamo in Serie D, per poter iniziare a fare una gara di Coppa Italia con la Sibilla Bacoli, fummo costretti ad onorare vecchi debiti con una fideiussione assicurativa fatta nel giro di un'ora e mezza. Non era un grande importo perché noi non eravamo predecessori di Rapoli. Ma mi sembra che oggi le fideiussioni assicurative non vengono più accettate. Sto parlando con l'ente comune, l'ente comune ci fu notificata questa ordinanza, era presidente Antonio Barile e noi provvedemmo tempestivamente, se no quel mercoledì l'Ischia non perdeva la partita di Coppa Italia, non era una grave perdita, però da un punto di vista dell'immagine noi allora tenevamo ancora l'immagine Ischia. Oggi ormai siamo finiti nel, come differenziato o come rifiuti speciale, negli inceneritori che hanno fatto in continente. C'è Lapo Cini che scrive: voglio chiedere agli ospiti in studio se secondo loro l'Ischia sopravviverà a questo campionato o si ripartirà dalla promozione come nel 98, ritorna un poco l'asse Barriale Rapullino. Allora all'Apogee bisogna rispondere che quando l'Ischia ripartì dall'eccellenza, non dalla promozione, ripartì perché ci fu un signore che si chiamava Vito Iacono, che si chiamava Vito Iacono allora, il quale mise a disposizione mia il titolo perché lui a Forio non ce la faceva più ad andare avanti. Quindi l'Ischia si chiamava AC Forio e iniziò a fare, ma lì c'era un altro discorso. L'Ischia fu cancellata, tanto è vero che la matricola dell'Ischia non era più la vecchia matricola Ischia Solavede, ma era la matricola dell'AC Forio. Non era la matricola fatta presso la Lega Pro, ma era la matricola fatta vicino a quell'altro spettacolo edificante che è il Comitato Campano. Su questa ipotesi, Mario Sacco? Dal punto di vista sportivo, mi ripeto, secondo me ce la possiamo fare solo, secondo me, se si fa questa riforma del campionato a 20 squadre. Anche perché non ci dimentichiamo che teniamo il Catania, che sta andando male, e non sia mai l'Ischia arriva penultima, ci potremmo fare un confronto con il Catania, quindi veramente non augurabile. Da un punto di vista imprenditoriale, secondo me, se si deve continuare così, il mio augurio è che a fine anno chi detiene il titolo sportivo dell'Ischia lo consegni nelle mani della casa comunale di via Iasolini e si faccia da parte. Poi ricominciamo dall'eccellenza, dai terreni polverosi, non ce ne importa. Purtroppo, come diceva un mio caro amico di Ischia Ponte, Raffaele Ciancerelli, io non voglio una squadra forte, ma voglio la mia squadra, voglio la squadra di Ischia. Belle parole, Michele. Sono anche io d'accordo, sono con Mario, perché sostanzialmente affrontare un altro campionato, un campionato futuro sulla onda di questa esperienza di quest'anno con questa società, effettivamente è deprimente. Allora è meglio tornare ai nostri valori nel piccolo e farla sempre con la passione che l'abbiamo fatto per il passato. Quindi se ci deve essere un ridimensionamento, è bene che praticamente venga fatto tornando alle nostre origini. Io sono anche io di questo parere, perché assolutamente è impensabile un altro campionato su questa lunghezza d'onda. Luigi Mennella, ti volevo chiedere, ma un Mario Sogliuzzo, un Saurino, un Billoncino, un Andrea Impagliazzo in questa squadra secondo te farebbero tanto brutta figura? No, io questo qua è solo il campo che lo dice, questo qua non posso dire. Per Andrea, che ha giocato in questa categoria, posso dire che può giocare facilmente, perché l'ha dimostrato anche l'anno scorso. Quindi rischio dell'anno scorso, di quest'anno, se fosse stato confermato,
riconfermata alla fine, credo che avrebbe giocato. Gli altri giocatori, per le qualità che hanno, a parer mio, sì, però poi... Perché andare a pescare altrove quando abbiamo tanta qualità? Sono le scelte tecniche. Ma io ricordo che Antonio Porta, quando appena giunse al posto di Campilongo, disse no, voglio Mario Sogliuzzo e Ajace. Perché dopo poi erano la domanda non da fare da me. Per me potrebbero giocare. Perché non li ha chiesti dopo? Perché forse erano invecchiati. Bisogna farle dirette interessate. E poi queste cose ma non vanno fatte in corsa. Si fanno durante l'estate, si portano in ritiro. E si valutano. Tanto per fare un esempio. Io mi ricordo, scusami Enrico, tanti anni fa. No, volevo dire a Michele, in effetti Antonio Porta subentrò a Campilongo e poi è iniziato il campionato successivo e poi è stato esonerato. E non l'ha preso più. Però nel momento a giugno, che avrebbe potuto prendere quei giocatori che aveva richiesto a gennaio, stranamente... Non si faceva il territorio come si faceva qualche anno fa. Se erano buoni prima, i ragazzi buoni anche si portavano in ritiro, qualche era bravo come Enrico me lo puoi. Allora, portato De Luise di là. Tutti quanti. E poi dopo si valutava, alla fine l'allenatore riteneva opportuno chi meglio e chi no, però l'allenatore poi dopo faceva delle scelte. Però questo se non viene fatto all'inizio. Vi ricordate Melfi Ischia di 2 anni fa? Quel Dumarco che fece gol di testa 1-0, quello se l'ha preso l'Empoli, se l'è tenuto in ritiro, l'hanno provato in tutti i modi possibili e immaginabili e poi lo hanno sbolognato e quindi se l'è sognata nonostante gli osservatori e tutto, dato il fisico, l'età. Allora io dico, queste operazioni sui giovani ischitani, questa la prima cosa andava fatta, perché senza un cuore, senza la passione di un locale, senza l'appartenenza, non si va da nessuna parte. Tutti questi scienziati della panchina lo dovrebbero capire. Io preferisco sempre un ischitano mediocre a un presunto fenomeno il quale una partita la fa buona, quello ci mette rabbia, ardore, compagnia. Allora io farei sempre. Allora, quest'estate si potevano tranquillamente portare in ritiro questi tre, ma sempre che ci fosse stato uno sputo di programmazione. Oltretutto, la verità la dobbiamo dire, Luigi non la dice, la dico io perché lui non la può dire. Gli ischitani da sempre non ci dovevano stare in squadra, perché poi raccontavano all'esterno tutte le fetenzie e le schifezze. Questa è la verità. Allora, e poi sugli ischitani non si poteva lucrare. Perfetto, abbiamo chiuso in bellezza. Mi ha detto che teniamo molta carne a cuocere. Qualche dirincente mi è uscito un po' con le ossa rotte, però chiudiamo la parentesi Ischia e andiamo con Enrico Scotti, glielo avevo promesso, a presentare questo progetto, questa manifestazione che si farà 1, 2, 3 e 4 giugno. Prego Enrico, in effetti si cercherà di ricordare i bei tempi andati e di riviverli con serenità, amicizia e sportività. Cioè, in effetti nasce dal 25esimo anniversario della vittoria del campionato di C2 nel 1991 con Bruno Basentini presidente, Piero Cucchi allenatore e la squadra dell'epoca. Abbiamo ritenuto che era opportuno inserire in questo contesto anche la squadra che aveva vinto il campionato nel 1987, per la verità fece il secondo posto dietro al Frosinone, ma questo secondo posto ci consentì di accedere per la prima volta nella Lega Pro. Vabbè, siamo arrivati in Lega Pro con un settimo posto ultimamente. Presidente, vabbè, questo è ultimo, questo poi fa parte del presidente Roberto Fiore, allenatore Rosario Di Velli. Ci abbiamo inserito dentro anche la squadra che approdò per la prima volta tra i professionisti nel 1983, presidente Gigetto Cantone, allenatore Lillina Abbandonato. Quindi i protagonisti di queste tre storiche annate, ecco perché la manifestazione si chiama Gli anni della storia, metterà, diciamo,
permetterà di arrivare sull'isola, credo, quasi le formazioni al completo, tranne un paio di perdite dolorose nelle persone di Ciro Mauduri e del nostro Lello Migliaccio. Per la verità, questa iniziativa, già parzialmente, perché oggi è stata presentata agli organi di informazione, tu eri presente alla presentazione, quindi incomincerà a avere una serie di risvolti. Come si svolgerà la manifestazione? Le formazioni dell'epoca arriveranno ad Ischia. Abbiamo dovuto in parte un attimino convenire con Guido Nanni, portiere di quell'epoca, e attualmente allenatore dei portieri della Roma, quindi abbiamo dovuto fare di necessità virtù e inserirla in una forma di vacanza. Però noi avremo ad Ischia i Corsini, i Capone, i Veronici, i Liucci, gli Andreotti, i Tommasini, Mario lo stiamo rintracciando. Che vi devo dire? Che ieri ho parlato con Franco Avolio, che non vedevo da 30 anni, vi devo dire che ho rintracciato Gennaro Grillo, che fa l'allenatore vicino San Benedetto del Tronto in eccellenza. Io mi sono sentito con i Fusco, con i Pepe, con i Papa e così via, con Claudio Scotti. Quindi veramente sarà una cosa molto bella, non sarà assolutamente un raduno di combattenti e reduci, è l'esatto contrario. Queste sono le nostre radici, le radici vincenti, quando facevamo di necessità virtù, quando alla fine vedevamo nelle formazioni lo zoccolo duro dei Luigi Mennella di quell'epoca, e ce n'erano tanti, voi vedrete quanti schitani. Quindi questi ragazzi ritorneranno a Ischia, lo devo dire a spese loro, perché questo ogni tanto non guasta fare queste puntualizzazioni. Noi il martedì 2 faremo una presentazione al carcere, tempo permettendo, in cui ci sarà anche un'esposizione di vecchi giornali e vecchie foto d'epoca. Dopodiché il mercoledì ci sarà nel Teatro del Polifunzionale una serie di proiezioni, ecco la sezione immagini, di quello che sono i filmati dell'epoca. In quella circostanza noi proveremo ad invitare, lo dico a te, ma lo diremo, ci vedremo quanto prima con i responsabili delle scuole calcio, perché ritengo che questa è storia e la storia va studiata, la storia va meditata, la storia ci consente di non commettere gli errori che abbiamo commesso negli ultimi 4 anni. Quindi ci sarà anche questo. Devo dire che anche il tifo organizzato sarà sensibilizzato, perché non vorrà mancare a questo incontro, che vi devo dire, io in questo momento ho raccolto più lacrime dai diretti protagonisti che sorrisi, e c'è un entusiasmo che sta crescendo, che sta nascendo. E poi il sabato ci ritroveremo, udite, non al Mazzella, perché tutti i protagonisti hanno chiesto di andare al Rispoli, dove il contatto con il tifoso, con lo sportivo, è più immediato, è più carnale, è più pronto. Quindi si concluderà questa kermesse o questo Amaracord, chiamatelo come volete, e poi proveremo a fare anche un galà da qualche parte, che poi non guasta mai, perché poi finire a tarallucce e vino è una caratteristica di noi ischitani. Questo è quello che devo dire. Io ti ringrazio, perché abbiamo messo del dolce alla fine della cena, che è stata molto amara. Grazie per questa bella iniziativa. Devo dire che io l'ho iniziata con una certa perplessità. Sto lavorando a affari spenti da tempo e non ho detto niente a nessuno. Nel momento in cui le cose si sono incominciate ad incastrare, l'ho reso pubblico, sto avendo tantissima collaborazione sia dagli organi di informazione dell'epoca, cioè i giornalisti Geppino Cuomo, Cirico Rossetto e Ciro Cenatim, che tu hai visto, i vecchi team manager dell'ora, c'è una segreteria in Luigi Iannucci, ci sta Tommaso Talierci, il quale curerà tutta la logistica, Ciro Sorici alla tesoreria,
avremo Leonardo Sass alla sezione immagini. Stiamo crescendo in termini di adesioni, di collaborazioni. Ovviamente più riusciremo ad essere uniti e ritengo più veramente godremo di quello che sono stati momenti esaltanti, bellissimi, e che a mio modo di vedere ci ripagano pure di questa valle di lacrime nella quale stiamo camminando. Ok, chiudo qui la trasmissione di A Bordo Campo di oggi. Ringrazio tutti gli ospiti che ci hanno scritto, tantissimi, coloro che sono qui con noi, Gaspare Florido, mio figlio Giuseppe, Pierangelo Pesce che è dietro alle telecamere, grazie a Michele, a Enrico Scotti, a Luigi Mennella, a Mario Sacco, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito dall'inizio alla fine. Arrivederci a lunedì prossimo.